carità, stringete le porte. 9 gol sono troppi. Berti e Zenga, spettatori per forza, inoltreranno una petizione alla FIFA. Walter dà la benedizione. Il Pisa non ha nemmeno il tempo di aprire l'ombrello. La grandinata comincia. Serena non segna in campionato dal 29 aprile. Interrompe il digiuno con una tripletta. Evidentemente i toscani hanno qualche problemino, ma l'Inter sembra aver ricevuto una sferzata dalle critiche di Bergamo. I maghi tedeschi Brehme e Matteus costringono a segnare persino Bergomi. È una giornata a strisce nerazzurre. Serena fa il bis di testa, ma la retroguardia toscana è buona come il pane. Se in 2 partite ha beccato 10 gol, un motivo ci sarà. Finora tuttavia gli uomini di Trapattoni hanno sparato alla Croce Rossa, ma anche i ciuccianti sono con i più deboli e a Astutillo Malgioglio, noto filantropo, non si può esimere dall'assecondare lo striscione dell'Unicef. Così aiuta Piovanelli a diventare capocannoniere. Serena becca la traversa, sarebbe stato un bellissimo gol il suo, ma c'è un po' di panico nella difesa nerazzurra e si vede. Matteus fa la dieta dei rigori ed il pallottoliere dice che siamo sul 4-1. Il centrocampo e la difesa dell'Inter ballano danze esotiche e dopo qualche brivido senza conseguenze il Pisa segna su una deviazione di Stringara a seguito di un tiro di Argentesi. È un gol che mette a disagio la squadra di Trapattoni. Qualcuno ora comincia a temere la rimonta del Pisa e fa previsioni catastrofiche. Non è la prima volta che l'Inter, dopo aver dominato, butta via la partita. Tanto più che con questo bel tiro di Piovanelli si arriva addirittura al 4-3. Il pisano è a quota 5 gol, ma non è la giornata giusta per festeggiare. Dopo un po' di torpore, infatti, si risveglia la Germania riunificata e Matteus segna il gol numero 5 su imbeccata di Klinsmann. L'arbitro ed il guardalinee hanno promesso di andare a ripassare le regole del fuorigioco dopo questo gol annullato a Serena, che poco dopo, di testa, completa la giornata tennistica, mentre Trapattoni, dalle radioline, apprende che il Milan ha pareggiato a Napoli e fa l'avvocato di Malgioglio. Non diamo la colpa a Malgioglio su quello che poi magari la Moviola o il resto può scagionarlo completamente. Qui c'è stata una squadra che ha avuto un momento di rilassamento, abbiamo subito queste 3 reti che non vanno subite, è chiaro. Però direi che la squadra oggi mi è piaciuta, siamo su una strada giusta. Del resto 1 ora e mezza a quel livello lì non si può condurre, inoltre bisogna che ci si metta in testa che ci sono dei momenti che la squadra deve anche riposare, non rilassarsi ma riposare, perché non puoi fare, abbiamo anche mercoledì la Coppa. Presidente Anconetani, 6-3 è una sconfitta pesante. I 3 gol che ha subito l'Inter in casa sicuramente incidono sul morale della squadra che ci ha ospitato. Cosa è successo a questo Pisa che aveva cominciato così bene e adesso 3 sconfitte consecutive? Io non lo posso dire perché termino la l'inibizione oggi, lei non mi faccia ricominciare domani. Non segnava ad aprile se non sbaglio. Sì, l'ultimo gol l'avevo fatto all'ultimo di campionato scorso, poi ho fatto gol ai mondiali ma era un po' di tempo. Oggi è stata la Befana, anche i portieri mi sembra che... Sì, un 6-3 direi che insomma, è un interspettacolo sotto tutti gli aspetti, direi che il pubblico oggi senz'altro si è divertito, era anche abbastanza numeroso, per cui altro che Inter che non fa spettacolo, questa qui più di così. E i cugini li avevate agganciati a un certo punto poi? I cugini hanno 7 vite, non mollano mai, sono una grossa squadra, sarà un bel braccio di ferro.